Ciao ragazze, finalmente sono tornata con un nuovo video. Questo sarà veramente un video molto molto breve, semplicemente perché vi ho registrato un mini tutorial su come faccio le sopracciglia. Tante di voi me l'hanno chiesto e finalmente ho deciso di girarvi un piccolo video dove vi mostro, diciamo, i prodotti che utilizzo, la tecnica, insomma, che utilizzo per fare le sopracciglia. Mi scuso, diciamo, per la qualità del video, non tanto per la qualità, ma per la luce, ma per qui c'è un tempo veramente pessimo. Se mettevo questa luce che mi vedete sparaflesciata in faccia, si vedeva ben poco, quindi diciamo il video, la luce non è delle migliori. L'importante è comunque che si vede la tecnica che utilizzo nel realizzare, insomma, le sopracciglia. È davvero semplicissimo, due tocchi avete fatto. In questo caso ho utilizzato, come vedrete poi nel tutorial, la pomade di Anastasia Beverly Hills nella tonalità Ebony, che vi ribadisco l'ho presa su Beauty Bay, sul sito Beauty Bay, che adesso sta portando veramente dei marchi interessantissimi come Gerard Cosmetics, come LA Splash, come Makeup Geek, come Morphe Brush. Veramente sta portando dei marchi favolosi, marchi americani conosciutissimi, veramente un ottimo ottimo sito. E vi lascio il link giù nell'info box se volete dare un'occhiata. E nulla, vi lascio al tutorial. Un bacione, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze! Scusate l'aspetto, il pigiama. Vado a prendere la matita di Wycon, questa qui, quelle trasparenti per le labbra. Si chiama matita labbra contorno perfetto ed è una matita a base, cioè è una matita di cera praticamente. E la vado ad applicare sulle mie sopracciglia per fissarle in questo modo. Dopodiché vado a prendere la pomade di Anastasia Beverly Hills nella tonalità Ebony, con un pennellino angolato di questo tipo qui. Vado a prelevare un po' di prodotto e inizio a e parto, diciamo, da il basso delle mie sopracciglia. In questo modo, con piccoli tratti, e poi vado verso l'alto. Si vede niente, raga, scusate, ma meglio di così. Poi con quello che resta vado nella parte iniziale delle mie sopracciglia e sempre con piccoli tratti vado a riempire. Questo modo. Poi prendo una palettina di correttori come questa qui, questa è della Liol, un pennellino, questo qui è del set delle Real Technique, si è cancellato il nome, mi sa. Sì, è comunque basta un pennellino così piccolino da correttore o da labbra. Vado a prelevare il correttore e vado a illuminare l'arcata sopraccigliare in questo modo. Porto il correttore verso il basso, anche per correggere eventuali errori. Ed ecco fatto. Adesso proseguo con il trucco, vedete? E nulla, ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Un bacione, scusate l'aspetto veramente pessimo.
Alla prossima!